Domani è stato il Teatro Comunale La Fenicia a Biancavilla ad accogliere uno spettacolo musicale allestito dalla locale comunità terapeutica assistita a Cenacolo Cristo Re. Ad esibirsi sul palco sono stati gli ospiti della struttura, che ha visto l'esecuzione di canti tratti dalle più belle melodie natalizie. Ad accompagnarli alla chitarra è stata la cantautrice Elsa Salomone. È stato dato inoltre spazio al coro del Cenacolo e delle piccole note dell'Istituto Maria Ausiliatrice, diretto da Filadelfio Grasso, dell'esibizione anche del ballerino Vincenzo Greco e della cantante Ornella Currò. L'iniziativa, in collaborazione con il Comune di Biancavilla e il Dipartimento di Salute Mentale del Distretto Adrano Bronte, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di una rappresentanza delle scuole biancavillesi. Presentato e distribuito anche un CD musicale ed esposti all'ingresso del teatro i vari manufatti e laboratori di cui si occupano gli ospiti della comunità, che svolge quotidianamente dal 1943 le sue attività solidali. E intanto, ad onor di cronaca, va detto che proprio ieri l'Opera Cenacolo di Croce al Vallone ha spento la sua 40esima candelina dalla posa della prima pietra, avvenuta il 6 dicembre del 1976.